Siamo arrivati alla sesta ed ultima puntata di Party People Ibiza e abbiamo l'occasione per riflettere su quello che abbiamo visto nelle prime cinque puntate del programma. Ibiza è un'isola ricca di energia grazie alla presenza della roccia di Esvedrà. Intorno agli anni 60 è diventata simbolo di libertà dopo l'arrivo delle comunità hippie e di artisti e musicisti provenienti da tutto il mondo. Poi nel corso degli anni è diventata la capitale mondiale della musica elettronica in seguito all'arrivo dei DJ che, suonando davanti a una comunità internazionale, hanno cominciato a creare nuovi generi. In questa puntata cercheremo di capire quali sono le nuove tendenze musicali proposte da Ibiza durante l'estate del 2014. Insieme ai DJ Daddy's Groove, che aprono le serate di David Guetta al Pachà, arriva Star, molto apprezzato nella scena underground tra Londra e Ibiza, a Franco Moiraghi, che ha attraversato più di 20 anni della storia di Ibiza suonando nelle principali discoteche. Poi una riflessione su un tema molto discusso durante l'estate a Ibiza, cioè il ritorno della house. Ne parleremo con interventi di molti DJ che hanno fatto parte di questo programma, come David Guetta, Hardwell, Lenervo, Andrea Oliva, Bob Sinclair, Luciano, Carl Cox e un intervento finale di Carl Craig. Cominciamo dal DJ e produttore americano Eric Morillo, un'autentica leggenda della house music. Dopo 13 anni come DJ resident, al Pachà di Ibiza. Ogni volta che atterro ad Ibiza e scendo dall'aereo, percepisco quell'energia di cui parli. Questa è un'isola molto speciale. Non so se questo sia dovuto alla leggenda di Esvedra e al suo magnetismo, questo non lo so. Ma è vero che su quest'isola esiste qualcosa di magico che ti attira e non te la fa più dimenticare. Non esiste alcun luogo al mondo in cui così tante culture diverse si riuniscono per lo stesso motivo. Esistono altri paesi in cui ci si diverte. Alcuni dicono che Las Vegas sarà la futura Ibiza, ma non è così. Altri dicevano che Lisbona sarebbe stata la nuova Ibiza. Ma non ci sarà mai una nuova Ibiza, perché la sua cultura risale agli anni 50 e 60 ed è cresciuta sempre di più, in maniera organica, fino a diventare quella che è oggi. Sta per iniziare il party per il 25esimo compleanno dello Space. È italiano il grafico che ha disegnato la locandina del party. Si chiama Giuseppe. Per gli amici, Pepe. Sono i primi 25 anni di questo locale che dall'89 ha aperto le porte al mondo e io sono fiero e contento di aver fatto il design al primo quarto di secolo di questo club. Ci sono tanti DJ che vengono a suonare appunto quella notte, dai più famosi a più illustri a più, diciamo, a quelli che hanno fatto la storia dello Space. Il ritorno di Eric Morillo sull'isola. Abbiamo un set appunto esclusivo, suonerà in terrazza, poi scenderà giù in main room. Questo party è un'occasione molto importante per Eric Morillo, perché segna il suo ritorno a Ibiza dopo un anno di pausa per preparare il suo nuovo album. Perché hai deciso di suonare alla festa per il 25esimo anniversario dello Space? 2 anni fa ero DJ resident al Pachà da 13 anni. Ho suonato ogni mercoledì per tutta l'estate. È stato molto impegnativo, ma per me era una fatica piacevole. Mi piaceva molto farlo. Quando quel periodo è finito, non volevo buttarmi subito in qualcos'altro. Volevo rilassarmi. Pachà, make some noise from New York City! Avevo deciso di non fare niente a Ibiza, ma poi lo Space mi ha proposto di suonare per l'anniversario. Io ho accettato, a patto che mi avrebbero fatto suonare per 6 ore di fila. Ci tenevo molto perché era un modo per ricordare i bei vecchi tempi dello Space. E a 3 settimane dalla serata mi hanno detto, ok, accettiamo. C'era un'energia incredibile e quando il ritmo incalzava tutte le mani si alzavano. Ma il tempo è volato. Dopo un'ora ero sudatissimo e mi sono detto, ok, devo smettere.
È stato un giorno speciale e quel DJ set tutto mio è stato un modo per dire a me stesso: sono ancora in ballo, non me ne vado. A prescindere da quello che dicono tutti i DJ, la nostra preoccupazione è quella di non essere dimenticati. Visto che non avrei suonato per tutta l'estate a Ibiza, temevo che non sarei stato abbastanza incisivo e invece ce l'ho fatta. Qual è il segreto per diventare un DJ di successo? Il segreto per diventare un DJ famoso? Beh, oggi è diverso da come era prima. Oggi il segreto è riuscire a produrre un disco di successo. Se ci riesci, potresti diventare famoso in 6 mesi. Ai miei tempi non era così. Quando ho iniziato io, bisognava essere DJ da almeno 10 anni e avere realizzato dischi rispettabili. Non dovevano per forza essere trasmessi in radio o rientrare nelle classifiche pop. And you know, you were in. Un altro modo per diventare famosi oggi è far parte del gruppo di un importante DJ e suonare nelle sue serate. DJ tipo Luciano o Salomon o qualche altro grande DJ. Anche se fai solo un paio di serate con questi DJ, soprattutto a Ibiza, puoi diventare veramente famoso. Alcuni sono diventati famosi anche suonando una sola stagione a Ibiza. Tra i DJ emergenti che si sono inseriti nella scia dei top DJ c'è anche una donna. È la DJ torinese Paola Poletto, che da molti anni suona e collabora per l'etichetta del DJ tedesco Loco Dice. La incontro a casa di Eric Morillo. Ha lavorato anche con lui e sono molto amici. For me, this year was the year of rebalancing and kind of there's a lot of changes going on in the industry, a lot of changes going on with me, and musically I'm changing a little bit. So this winter I'm going to use it to do my work on a new album, and next year I want to come strong with a new album with my sound. E questa è la storia della DJ e produttrice Paola Poletto, una ragazza italiana che amava la musica, è arrivata a Ibiza e ha deciso di restarci, trovando la sua dimensione di vita e anche il suo compagno. Sono rimasta a Ibiza perché non avevo un altro posto dove mi sentissi a casa. Dopo il 2001, che è stata la prima stagione intensa di lavoro, perché cominciai a lavorare per Manu Mission. Il Manu Mission era un famoso party performativo che si svolgeva al Privilege e che proponeva un vero e proprio spettacolo con ballerine e acrobati. Hai fatto la ballerina per... Ma in realtà non ero proprio ballerina. Facevo un po' le coreografie, un po' perché sì. Sfruttato però tutti i miei 15 anni di danza classica, di coreografie. Now I can tell you that it's we are a family, and this is the best feeling that you can have when you finish the season. It's not about the money, not about the job, not about the stage, nothing. But when you go back home and you think about the day before, you smile, you know, because you have found friends. Questo è un po' un l'ombelico del mondo. Può essere anche casa tua, c'è una possibilità per tutti. Tra le altre cose, questo è dovuto da un estremo senso della tolleranza. E poi ti sei anche innamorata te. Poi mi sono innamorata. Mi sono innamorata e mi sono anche sposata. Ma la cosa che mi ha fatto più piacere è vedere che anche mio marito si innamorò follemente di Ibiza. Perché non, guarda, non è una cosa scontata. Paola ha incontrato a Ibiza il DJ cileno Francisco Allendez, parlando di musica e progettando di lavorare insieme. Poi si sono messi a suonare in vari DJ set e alla fine si sono innamorati. Ora producono musica insieme. And should the sky be filled with fire and soul. Ma voi vi siete proprio conosciuti per la musica? Sì, sì. Io ho fatto una traccia l'anno 2009, che è uscito nel label di Luciano, in Cadenza. Che quella è stata la mia prima traccia
grossa, grande, importante. E per quella ho fatto tante gigs, tanta gente nel mondo mi ha conosciuto per quella. Anche Paola, questa canzone è arrivata a lei e lei le è piaciuto tanto che mi ha scritto per Facebook. Eh? Mi ha detto ciao, sono Paola, io vivo a Ibiza, mi piace la tua musica, io sono una DJ, mi piacerebbe conoscerti, forse posso aiutarti. Quindi tutto è nato da questa traccia che hai fatto per l'etichetta, claro, di Luciano. Claro. E questo che sentite è il pezzo di Francisco Allende, grazie al quale la sua vita ha incontrato quella di Paola Poletto. Ora aspettano un figlio. Adesso arriva il bambino, a gennaio, il mio primo figlio, anche il primo di Paola. E siamo tanto contenti e motivati per questa nuova etapa. Eh? Mi padre me lo diceva, quando avrai un figlio mi capirai. Io sono tanto contento di che lei sia la madre del mio figlio. Ecco cosa può succedere a Ibiza. Incontri un DJ per dirgli che un suo pezzo ti è piaciuto e poi ti innamori. Avete riconosciuto il pezzo in sottofondo? È il brano che ho scelto come sigla di coda di Party People Ibiza. L'ha prodotto il DJ napoletano Riva Star, molto attivo nella scena underground tra Londra e Ibiza. Lo incontriamo sempre al party No Name sulla spiaggia di Playa d'Embossa. Quando sei arrivato per la prima volta a Ibiza? Un bel po' di anni fa, che ero ragazzetto e chiaramente venivo qua ad ascoltare quelli DJ che mi piacevano, che mi ispiravano, che comunque ho sempre voluto fare il DJ da quando ero piccolo. Quindi venivo qua con gli amici e insomma si andava a far festa e io facevo un po' il nerd, devo dire la verità. Ogni tanto mi mettevo nell'angolino e sentire un po' che cosa suonavano, come suonavano. A me piaceva anche guardare loro come... cioè li trovo molto affascinanti, capito? Perché comunque se un DJ è forte... non è forte solo per il tipo di musica che mette, come la mette, quando la mette, è una cosa molto importante, ma anche quello che trasmette quando si muove, quando sta in console. Alla fine è come se fosse uno stage la console. Qui al mare, così tutti sbracati, è anche una risposta a questa macchina da guerra che stanno diventando invece i grandi DJ set dei DJ un po' superstar. Secondo me questa è una dimensione che era in origine anche quella di Ibiza, che si è andata un po' perdendo. Sì. E se vedi tutti i grandi party che sono nati ultimamente, tipo Vagabundos, oppure anche quelli di Carola al Music Con, sono tutti nati dagli after nelle ville, dall'Ushuaia quando era ancora un ciringhito come questo. Insomma, sono tutte cose che sono nate con, diciamo, il supporto reale della gente, non il supporto del marketing. Sì. Secondo me questa è la vibe originale di Ibiza. Io se vengo a Ibiza, chiaro che sono anche nei club grossi, tipo Pacià, Space, eccetera, e mi diverto. Quindi c'è un po' lo spirito della vecchia Ibiza. Secondo me sì, e poi, insomma, è sempre una bella vibe suonare al mare. Ci spostiamo a San Antonio, nella parte di Ibiza più frequentata dagli inglesi. Riva Star da qualche anno vive a Londra e collabora con il DJ inglese Fatboy Slim, quindi è molto conosciuto nella scena underground inglese. È vero che da Ibiza partono sempre nuove tendenze, oppure è un cliché dire questa cosa? Ibiza è un buon laboratorio, mettiamola così. Magari si prepara, capito, nasce ad Ibiza e scoppia magari a Londra e viceversa, però diciamo Ibiza in un modo o nell'altro c'entra sempre. Secondo me il DJ non deve essere una persona egoista. Non deve cercare per forza di essere cool a tutti i costi, deve comunque essere anche un veicolo per la festa, il mezzo per far funzionare la festa. Secondo me alcuni diventano un po', diciamo, schiavi di questo essere per forza cool a tutti i costi, eccetera. Purtroppo, però io sono sempre stato uno a cui piace fare party, appunto venendo dalla scuola di Norman Cook, di Fatboy Slim, quindi
A me piace divertirmi, quindi io preferisco più essere me stesso, anche a costo di farmi dei nemici e di andare contro certi trend, e cercare di fare parte e divertirmi anch'io. Intanto al Pacià sta per iniziare la serata di David Guetta, che quest'estate è aperta da due DJ napoletani che si sono uniti sotto la sigla Daddy's Groove. Si chiamano Carlo Grieco e Gianni Romano e lavorano insieme al produttore Peppe Fogliero. Voi ai vostri genitori che gli avete detto quando volevate fare DJ? Io ho perso mio padre quando ho cominciato a fare musica. Ho aperto un negozio di dischi facendo il DJ, mio padre mi diceva invece se vuoi aprirti un negozio di dischi vai a lavorare, ti conservi i soldi e ti apri un negozio di dischi. L'ho fatto facendo il DJ alle feste di compleanno, alle cose da bambino. Sono arrivato ad aprire un negozio di dischi, sono arrivato ad aprire un negozio di dischi qua a Ibiza quando sono venuto a viverci. E poi quando ho cominciato a fare musica è capitato quindi che ho perso mio padre e ho The Disgroove nasce anche per questa cosa, cioè avere la possibilità di dedicare a lui tutto quello che poi è quello che sta accadendo oggi. The Disgroove infatti in inglese significa il groove o il suono di papà. I The Disgroove si sono imposti all'attenzione remissando brani di artisti internazionali come Kylie Minogue, Whitney Houston, Sebastian Ingrosso, Axwell e molti altri. La prima volta che siete venuti a suonare a Ibiza, che effetto vi ha fatto? È stato fantastico perché noi abbiamo suonato con Swedish House Mafia, che erano un gruppo in grossa ascesa, cominciavano per la prima volta la loro serata a Ibiza e noi eravamo gli unici ospiti italiani al loro party, quindi per noi è stata un'emozione fantastica. Poi facendo il lavoro che facevamo da prima, cioè discografia, negozio di dischi, eccetera, ci è capitato tantissimo essere dietro la scena, cioè in console, a regalare CD, a provare a far suonare i nostri dischi, eccetera. Essere noi per la prima volta i DJ in un locale che comunque è quello storico a Ibiza, è stata un'emozione fantastica. Da qualche anno i Daddy's Groove collaborano con David Guetta, che recentemente li ha invitati a aprire i suoi DJ set al Pacià. Che stasera aprite praticamente la serata di Guetta, ormai siete arrivati nel giro grosso, no? Stasera lavoriamo con Guetta perché noi con lui abbiamo creato un team di produzione, lavoriamo a tutti i suoi dischi, lavoriamo al suo album e quindi è naturale poi esibirsi qualche volta insieme. Questo è il suo party, diciamo, da dove è nato. Dove è nato David Guetta qui a Ibiza e quindi a lui faceva piacere averci, ovviamente per noi è bellissimo stare qui. Questo che state ascoltando è il loro brano più famoso, Surrender, del quale stiamo vedendo il videoclip. Li vediamo suonare insieme a Guetta al Festival Tomorrowland in Belgio, che si può definire la Woodstock della musica elettronica. Noi portammo dei CD qui proprio a lui per farglieli sentire. È molto simpatico l'aneddoto. Quando gli demmo il CD col nostro ultimo singolo, lui rimase colpito che noi eravamo i Daddy's Groove perché proprio 5 minuti prima aveva chiesto a Sebastian Ingrosso, che è uno degli Swedish House Mafia, il nome di qualche nuovo produttore emergente che potesse fargli un remix. E Sebastian Ingrosso 5 minuti prima gli aveva detto: guarda, per me i Daddy's Groove sono forti. Dopo 5 minuti il caso ha voluto che noi siamo arrivati, ci ha chiesto di iniziare a lavorare, a provare. Abbiamo fatto una prova su un disco, era Lidlberg Girl, è impazzito per questo disco, era contentissimo e da lì poi. Forse quello che piaceva a David era proprio questo nostro sound un po' differente dal suo. E quindi nei live cerchiamo di mantenere la nostra identità, il background. Io vengo dalla techno, lui viene dalla house music, quindi cerchiamo di trovare queste sonorità, di unire tutte queste sonorità nel nostro DJ set. Nel 2014 è uscito il loro album Pulse.
Franco Moiraghi è un DJ milanese che da più di 20 anni ha scelto di vivere in questa isola. È stato DJ resident nei principali locali di Ibiza come l'Amnesia, il Privilege e il Pachà. Ha collaborato con artisti e DJ internazionali come Tony Humphries, David Morales, Lidl Louis Vega, Deep Dish e molti altri. Quello che sentite e vedete in questo videoclip è il suo brano più famoso, Feel My Body, che è uscito nel 96 ed è diventato un successo internazionale. Perché sei venuto a Ibiza? Negli anni 80 lavoravo a Riccione e Riccione in quegli anni era pazzesca per i club, per la movida riccionese e non solo, della Riviera Romagnola. Poi un giorno la Goiga ha organizzato un volo che si chiamava One Night in Ibiza, cioè questo aereo partiva da Milano, veniva a Ibiza e poi ritornava la mattina dopo a Milano. Sono partito con questo volo con un amico DJ, era 1986 e sono arrivato qua, ho visto questa Ibiza che veramente era ed è ancora fantastica, un posto incredibile. Perché hai deciso di restare? Ti accettano per quello che sei, non per quello che hai, a differenza da dove venivo. Un posto dove eravamo tutti uguali. Io ho visto personaggi grandissimi del mondo dello spettacolo, insieme ai gitani, agli hippie, e dove non esisteva VIP, nei locali, tutti insieme. Poi dopo, nel 90, ho fatto 3 anni resident all'Amnesia e poi sono sempre tornato qui a lavorare. Satrincia, che è la spiaggia, una delle spiagge più famose del mondo, dove fai musica, dove viene la gente per ascoltare la musica, per essere liberi. E Ibiza ha ancora questa magia, tu vieni qua e sei fondamentalmente libero, cioè sei te stesso. Che tipo di pubblico c'è a Satrincia? Beh, pubblico dai 20 anni fino ai 50, 60, di tutto, hippie. Satrincia, diciamo, è uno dei pochi posti, forse l'unico, uno dei pochi, rimasti ancora come gli anni 70, quando gli anni 80 sono tutto quelli. Quindi che musica metti? Li metto posso mettere da Marvin Gaye, Sly Family Stone, fino a Depeche Mode, passando da House. Una musica a 360 gradi, sempre di qualità, quindi io anche il flamenco, tutto. Io ho fatto tantissimi dischi, quando mi facevano le interviste mi chiedevano con chi ero sposato, rispondevo con la musica e non mi tradirà mai. Infatti la musica non mi ha mai tradito. Sono qua, suono ancora, ho 54 anni, suono dal 78 e qua poi diciamo che si è trasferito tutto il mondo musicale mondiale, si è trasferito qua, quindi tutti i più grandi DJ sono qua, i grandi artisti vengono qua e anche artisti che fanno concerti vengono qua, quindi sono felice di essere qua. Per contaminare la house con influenze latine, a volte nell'antico quartiere di Dalt Villa, Ibiza, Franco Moiraghi registra nuovi brani con il musicista gitano Marcial Rodriguez, sfruttando l'acustica naturale dei vicoli. Naturalmente bisogna trovare l'angolo giusto, lontano dai rumori. Marcial veniamo qua, lui suona qua dove lui è nato qua a Danville, in questi viottoli, e qui la chitarra non ha bisogno di amplificazione, niente, perché il suono ribatte sulle mura e crea una amplificazione proprio naturale. Tantissimo questo connubio, questa influenza gitana, questa influenza spagnola nei miei set. Quindi metto delle basi house e lui suona, fa i virtuosismi con la chitarra. Oh!
Ma torniamo alla festa del compleanno dello Space, dove sta suonando Carl Craig, DJ americano e inventore della cosiddetta techno di Detroit. Right now the DJ is becoming a kind of pop star, no? Superstar. Ma secondo te DJ deve mostrarsi come una star o essere piuttosto uno che ama il clubbing e sa coinvolgere la gente? Sarebbe fantastico poter suonare con una console in mezzo alla pista. Sicuramente sarebbe una situazione perfetta per un'isola come Ibiza, che ha uno spirito molto bohemien e una tradizione per la sperimentazione di cose nuove. Il fatto che abbiamo ascoltato pezzi dei Pink Floyd o il brano Aquarius. Ci fa capire qual è la vera tradizione di Ibiza. Per me è stata una cosa molto emozionante ascoltare questi brani e, per la prima volta, ho capito che potevo chiudere la serata suonando pezzi che di solito un DJ non suona mai. Quest'estate a Ibiza molti DJ parlavano del ritorno della house. Eric Morillo è stato e continua ad essere uno dei maggiori interpreti di questo genere. Tutti dicono che la house music sta ritornando ancora più forte di prima. È così? Sì, assolutamente. E non avrei mai pensato di poter rivedere questo ritorno in questa vita. Circa 6-7 anni fa, per quanto riguarda la musica, si era passati dal genere minimal, che si credeva sarebbe stata la nuova tendenza, all'EDM statunitense e alle sonorità svedesi. Ma in Inghilterra, nell'ultimo anno, molti dei brani in cima alle classifiche pop sono pezzi house underground e somigliano allo stile che avevano i pezzi di Frankie Knuckles nel 1989. Tutte le grandi etichette discografiche americane vogliono musica house underground. Quindi, sì, è tornata. Non sta per tornare, è già tornata. Il DJ inglese Carl Cox, per il suo 54esimo compleanno, si sta esibendo al Sands, in spiaggia, seguendo la classica tradizione ibizenca dei party di fronte al mare, e sta suonando house fine anni 80. Secondo te è vero che la musica house sta tornando? In verità la house non è mai sparita del tutto. C'è sempre stata, in una forma o in un'altra. L'importante è capire che è un tipo di musica strutturale, che sta alla base di tanti generi diversi. Ed è per questo che sembra sparire, ma in realtà poi torna sempre. La nuova generazione non ne sa molto di musica house, ma fra 3 o 4 anni ne vorrà sapere di più. E allora verranno a chiedere a noi DJ di suonare brani house. La house si può definire come l'incarnazione di ogni genere musicale. Anche la musica del DJ svizzero-cileno Luciano naviga tra una commistione di generi, tra i quali la house. La house non è mai morta. È ancora presente in tutti i nostri DJ set. Tutti i ragazzi con cui suono mettono brani house. Il fatto è che la musica house è cambiata. Quella che oggi viene definita come musica house nelle varie piattaforme digitali o nei negozi virtuali dove si acquistano brani è uno schifo. È musica scadente, ma le vere radici dell'house esistono ancora. Prima era più semplice distinguere tra il jazz, il rock, il punk, il reggae. I generi musicali, infatti, erano composti con degli strumenti ben precisi che creavano un suono che rientrava in una certa tipologia musicale. Quindi era molto più semplice classificarli. Quindi sembra che ci sia un po' di confusione tra i vari generi della musica elettronica e il confine tra house, deep house, tech house e techno a volte sia sottile e non facilmente comprensibile.
quando sono nate le apparecchiature digitali, hanno completamente stravolto il modo di produrre musica. Non c'era più bisogno di una batteria, di un basso, di una chitarra, ma una sola persona con un computer poteva creare un brano. Tutti quanti, i giornalisti, i critici, erano confusi, perché quando ascoltavano questi nuovi brani, dicevano: «Ma che musica è? Dove la inseriamo?» Oggi, se entrassi in un negozio per cercare un disco di musica house, non ci capirei nulla. E probabilmente la troverei nel genere techno o minimal. Bob Sinclair spesso ha contaminato le sue produzioni, inserendo elementi di musica pop, soul e house. Il 2014 sarà un anno di grande cambiamento nella musica. La Deep House negli ultimi due anni è andata molto forte. Non è proprio musica da club, ma possiamo usare quelle contaminazioni per riportarle verso la house. Quando andavi in un club, si trattava di condividere tutti il momento insieme, uniti dalla musica. Questa musica, in particolare, è stata portata fuori dalla scena underground, dalla scena gay. Non sto parlando di hip-hop, sto parlando della musica house. Emerge quindi un concetto preciso. La house unisce e contamina tutti i generi della musica elettronica. Ma torniamo a seguire Paola Poletto, che lavora anche come DJ radiofonica in diretta dal Party Hans dell'Ushuaia, il club all'aperto più grande di Ibiza. On the DJ booth now, cave, yeah. Quest'anno ho deciso di iniziare a fare la radio. Facciamo il programma radio in diretta da Hans, che è la festa dell'Ushuaia, dove abbiamo suonato già svariate volte, ed è in diretta ogni sabato. Racconto attraverso i miei occhi quello che sta succedendo, quindi di cose all'Ushuaia in realtà ne succedono veramente tante. Ed eccolo l'Ushuaia, il tempio della EDM a Ibiza. EDM significa Electronic Dance Music ed è quel segmento della dance che in questo momento sta richiamando folle oceaniche in tutto il mondo per assistere alle performance dei nuovi DJ pop star. Ushuaia era nato 4 anni fa come un ciringuito sulla spiaggia di Playa d'Embossa, grazie al promoter francese Yann Pissenem. Oggi l'Ushuaia ha cambiato le regole del gioco a Ibiza, organizzando DJ set per più di 10.000 persone dal pomeriggio a mezzanotte. Ho realizzato che c'era uno spazio ancora vuoto, ovvero a partire dal pomeriggio fino a mezzanotte l'una. E ho pensato che fosse molto interessante poter organizzare un party all'aperto nel pomeriggio, a partire dalle 17, in modo tale che la gente potesse andare in spiaggia e godersi l'isola anche di mattina. E in questo modo sono riuscito a coinvolgere anche persone tra i 35 e i 45 anni. Sicuramente la musica elettronica può piacere anche a clienti di questa fascia d'età, e non solo ai ragazzini. Quello che abbiamo cercato di fare quando abbiamo aperto l'Ushuaia non era un club, ma piuttosto un locale da concerti e spettacoli. Ogni spettacolo che si organizza qui è gestito esattamente come se si trattasse di un concerto, di uno spettacolo teatrale, di un'opera. Quindi bisogna pensare a contenuti video, luci, scenografie, costumi, ballerini e acrobati per mettere su un vero e proprio spettacolo. Proprio come succede a un concerto dei Rolling Stones o dei Pink Floyd, che offrono un grande spettacolo. Quindi DJ set diventa una forma di spettacolo, con effetti scenici preparati con grande precisione. Assistere ad un DJ set all'Ushuaia è un'esperienza particolare, perché ci si ritrova avvolti da una pioggia di luci e suoni che in qualche modo fanno sentire protagonista il pubblico stesso. Le performance avvengono a pochi metri di distanza dalla pista e tutti riprendono tutto con i cellulari per trasmettere subito le immagini via internet e poter dire a tutto il mondo: io c'ero. Da un punto di vista mediatico, l'EDM, che per alcuni è solo una nuova forma della house music, rappresenta in questo momento il più grande fenomeno musicale degli ultimi 10 anni, e così nasce il DJ popstar come ad esempio David Guetta. Quando vieni a suonare qui a Ibiza, la tua musica cambia? Voglio dire, ti arriva l'energia di questo posto? Sì, certo, è dal 1988.
che Ibiza è il posto per eccellenza dell'house music, o EDM, come viene chiamata oggi. Quindi fare il DJ a Ibiza significa suonare di fronte a persone che se ne intendono. È il sogno di ogni DJ riuscire ad esibirsi qui, in questo posto. Da molti anni David Guetta è un produttore musicale di hit paragonabili ai grandi successi della musica pop, ma è anche protagonista di spettacolari DJ set. Il suo modo di rivolgersi al pubblico è simile a quello di un cantante durante un concerto. Ti senti legato a questa isola in un modo particolare? Assolutamente sì. Amo l'atmosfera di libertà che si respira qui. Adoro che la cultura underground qui sia la corrente principale. E sto parlando di DJ come me che sono underground, ma di DJ che sono veramente underground, che qui vanno per la maggiore. Fare il DJ oggi non ha niente a che vedere con quando ho iniziato io. Allora bisognava avere una cultura musicale, essere capaci di suonare generi diversi. Si trattava di suonare 7 ore alla volta, 5 o 6 giorni alla settimana. Ora la maggior parte dei DJ giovani non vogliono suonare per più di 1 ora e mezza a serata. Oggi la differenza è che si diventa famosi creando la propria musica. Quello che accade oggi è strano, perché i ragazzini di 16 anni producono magari da quando ne hanno 12 sul loro laptop e poi escono con un brano hit. Ad esempio Martin Garrix, che ha molto talento, ha imparato come fare il DJ davanti a 5.000, 10.000 persone. Oggi funziona molto diversamente. Le persone vanno a vedere un DJ nella stessa maniera in cui i nostri genitori andavano a vedere il concerto di una rock band, ovvero perché apprezzavano la sua musica e volevano sapere tutto su di lui. Come hai convinto i tuoi genitori che fare il DJ fosse un vero lavoro? I miei non erano per niente contenti di quello che facevo e per di più mi esercitavo 2 ore al giorno nella mia stanza facendogli venire il mal di testa. A un certo punto, anche se erano spaventati, non gli ho lasciato altra scelta se non quella di accettare la cosa, essendo io così ossessionato dalla musica. God is a DJ now. Oggi Dio è un DJ. Ormai la musica elettronica si trova ovunque, in TV, in studio, nei film, al cinema. Al giorno d'oggi tutto si basa sulla musica elettronica e sulla sua produzione. Il business intorno alla musica elettronica è enorme e i DJ sono i motori che fanno funzionare la macchina. Ed è normale che siano considerati delle superstar. E all'Ushuaia è il momento del DJ set di Hardwell, il DJ olandese che è considerato il primo al mondo nella classifica della rivista specializzata DJ Mag. I fan sono in delirio. Hardwell è il tipico esempio della cosiddetta bedroom generation. Infatti ha iniziato a produrre i primi brani musicali in camera sua sin dall'età di 12 anni e a 14 anni aveva già firmato il suo primo contratto con una casa discografica. Da quest'estate ha avuto per la prima volta la sua residenza all'Ushuaia il martedì sera. È sempre stato il mio sogno essere DJ resident a Ibiza.
Mi piacerebbe che le nuove generazioni ricominciassero a suonare più a lungo. Adesso generalmente si suona per non più di un'ora, un'ora e mezza, anche se personalmente suono per circa 3 ore. E la tua prima volta a Ibiza? La prima volta sono stato invitato da Tiesto. Era la prima volta che ci conoscevamo. Ed è stata una notte leggendaria. Lui era il mio modello. Abbiamo suonato in uno dei più grandi club e la serata era sold out. Quella notte è stata sorprendente. Pensi che un DJ sia un vero musicista? Perché alcuni musicisti dicono che non è così. C'è molta polemica rispetto al fatto che esistano dei ghost producer dietro ai DJ e che loro non producano la propria musica da soli. Io ho lavorato tantissime ore, per anni, chiuso in uno studio per creare la mia musica. I DJ che producono i propri pezzi sono i migliori, perché sanno come fare musica, che cos'è la musica, e che cosa significa comporre un pezzo? Those producers are always the best DJs. Arrivano all'Ushuaia le Nervo, le DJ donne in questo momento più famose al mondo. Hanno cominciato come produttrici di brani e di remix, poi sono state scoperte e lanciate da David Guetta. Qual è stata la vostra prima volta a Ibiza? La prima volta a Ibiza? 10 anni fa. Siamo venute con degli amici inglesi e alcuni neozelandesi. Siamo andate allo Space, al Pasha e dormivamo in un hotel molto squallido. Si chiamava Il Gruppo e costava 50 euro per 4 persone. E facevate già le DJ? No. E come avete cominciato? Facevamo musica, ma eravamo più concentrate su brani pop rock. Quindi dal lunedì al venerdì lavoravamo nel mondo della musica pop, mentre nel weekend facevamo festa. Siamo diventate amiche di tanti DJ perché loro venivano da noi a chiedere aiuto per comporre le loro canzoni e a un certo punto ci siamo trovate tra due mondi, divertendoci. E quello che ci faceva divertire è diventato il nostro lavoro. Come avete conosciuto David Guetta? Abbiamo conosciuto David Guetta grazie a Kelly Rowland, perché stavamo lavorando per il suo album attraverso la sua etichetta. E abbiamo incontrato lei nel foyer di un hotel che ci ha detto: ragazze, sapete, ero nel sud della Francia con un ragazzo che si chiama David Guetta. E noi, wow, ma ti ha dato qualche cosa? Possiamo lavorare a qualche cosa? E lei ci ha detto: sì, ho qui un CD. E noi abbiamo fatto un arrangiamento e l'abbiamo consegnato a Kelly Rowland e alla sua casa discografica. La sua etichetta discografica non ha apprezzato il brano perché lo reputava troppo diverso da quello che faceva di solito, e infatti lo era. Poi abbiamo ricevuto una telefonata dal nulla, da parte di un uomo francese. Pensavamo fosse uno scherzo. Ci ha detto: ho ricevuto il vostro numero da Kelly, e da lì abbiamo parlato su Skype e abbiamo cominciato a lavorare. We'll be right back.
Come possiamo definire la vostra musica? EDM? Sì, la definiamo... Big Room? Big Room House. Cioè? Che va bene per una grande stanza. Musica che va bene per un grande festival e un grande club. Musica energetica. Quindi anche le Nervo definiscono la loro musica come una contaminazione della house, che diventa in questo caso Big Room House. Ma a Ibiza il sabato all'Ushuaia c'è anche spazio per un party performativo che quest'estate ha avuto un grande successo. Si chiama ANTS, che significa formiche, con chiari riferimenti al mondo della musica house underground. Infatti, insieme a un gruppo di performers, questo party propone una selezione di DJ underground. Uno di questi è il DJ italo-svizzero Andrea Oliva, ormai da anni affermato a livello internazionale. La prima volta che sono arrivato era nel 2004, quando associ la musica elettronica con un posto, subito ti viene in mente Ibiza, perché c'è il focus di tutto il mondo in questi tre mesi di estate. Allora, chiaramente per un DJ, allora era anche un po' più giovane, allora era molto speciale per me e chiaramente ero nervoso. Nessuno si poteva immaginare 5 anni fa che puoi unire la musica underground a un posto molto pulito, molto curato, anche con diciamo VIP, o mischiare tutto, hanno la chimica giusta per unire tutto. Che poi è il segreto del successo, segreto, no? Ci spostiamo a pochi metri dall'Ushuaia e dalla house underground passiamo alla house di fine anni 80 che Carl Cox sta suonando sulla spiaggia di Playa d'Embossa durante il party per il suo compleanno. Che idea hai della figura del DJ superstar? Cosa penso del DJ superstar? Il fatto è che oggi siamo al punto che ci può essere un solo DJ che suona per un pubblico di 50.000 persone. E quella persona non suona la chitarra, non balla, non canta, non ha nessuna ballerina, niente. Ha degli schermi, una console e la musica. E c'è davvero tanta gente che arriva per vedere all'opera questi DJ. Non mi reputo un DJ superstar, ma semplicemente qualcuno che ce l'ha fatta. E ce l'abbiamo fatta perché abbiamo creduto in quello che stavamo facendo fin dal primo giorno, quando non c'erano DJ superstar come Calvin Harris, David Guetta, Avicii, Martin Garrix e ovviamente Tiesto. La lista è lunga e ovunque vanno riescono a riempire gli stadi con eventi che ospitano dalle 20.000 fino alle 100.000 persone. Quindi la figura del DJ superstar sta cambiando gli equilibri dell'organizzazione degli eventi musicali a Ibiza. Sempre sulla spiaggia di Playa d'Embossa c'è un altro party, si chiama No Name e il DJ è l'italiano Federico Grazzini, molto apprezzato nella scena underground. Il vero cambiamento che c'è stato a Ibiza in questi anni, in che cosa consiste? Il cambiamento è continuo a Ibiza, è un'isola che prima con l'aeroporto internazionale, poi con l'arrivo di grandi capitali, poi con l'arrivo delle strutture che vedi là dietro sicuramente, che portano anche un pubblico diverso e anche l'investimento pubblicitario è diverso sull'isola. Nel momento in cui tu hai una struttura recettiva così grande, poi la devi riempire, quindi cambia tutto. E a livello musicale cosa sta cambiando? Cioè questo avvento della musica dance? Cos'è? Io credo che per la prima volta la musica dance sia il pop del momento, quello che è stato il rock nel passato e poi è stato l'R&B. Questo ti fa avere locali con 10-12 mila persone che ascoltano un DJ, che sembra quasi assurdo se pensi al fatto che quello prima era il pubblico dei concerti. Anche se ormai i DJ sono diventati delle pop star, non devono perdere il contatto con la gente che va in pista per ballare, perché in quella pista è iniziata la loro storia come semplici clubbers che amavano la musica. Credo di divertirmi proprio perché so cosa vuol dire essere uno del pubblico. So cosa vuol dire stare in fila fuori dal locale per ore e magari non avere la possibilità di entrare. So cosa vuol dire quando ti si rompe la macchina o te la rubano o quando non hai soldi per pagarti il biglietto. Ma quando entravo nel club
Ero davvero felice e onorato di avere questa possibilità. Ecco perché non tratto il pubblico come fossero clienti. Io mi sento come uno di loro. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio a Ibiza, la capitale mondiale della musica e dei party. Vi abbiamo raccontato le storie dei promoter, dei performer e dei DJ. Storie di persone che sono arrivate a Ibiza con un sogno e con pochi soldi in tasca e alla fine ce l'hanno fatta. Ma i veri protagonisti siete voi che avete seguito il nostro programma. Voi che amate la musica e amate ballare nei party di tutto il mondo. Party che senza di voi non esisterebbero. E allora grazie a Ibiza e grazie a voi per aver seguito questo programma. E arrivederci alla prossima serie. E un ultimo consiglio. Non abbandonate la musica e neanche i vostri sogni. Everybody's happy, 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 happy.